anche a Zurigo. Nostro figlio Francesco nacque cardiopatico. La sua malattia si chiamava tetralogia di Fallot. Mia moglie ed io lo portammo dovunque, anche a Zurigo, dove subì la prima operazione. Morì una notte nel suo lettino ai piedi del letto matrimoniale. Subito dopo il suo trapasso chiesi ad una guida perché mio figlio era nato cardiopatico. La guida non mi rispose. 9 anni dopo la guida mi disse: «Figlio, adesso possiamo rispondere alla domanda su tuo figlio». «Perché adesso?» dissi. «Perché la risposta non condiziona più la tua evoluzione. Tuo figlio è nato cardiopatico perché tu, in molte vite, hai abortito da donna e fatto abortire da uomo.